anche la connessione e poi possiamo ritagliarlo. Allora, buongiorno dottor Veggiotti, oggi è il 26 febbraio 2021 e siamo collegati di nuovo per una delle interviste con gli esperti per il canale Fight the Virus che abbiamo inaugurato nel primo lockdown, ma ecco, siamo ancora qui, diciamo, quindi non è cambiato molto, quindi comunichiamo con i medici ancora via video. Ci fa piacere oggi averla qui perché il tema dell'epilessia, di cui lei è un esperto, è un tema molto forte nella nostra comunità. Noi ci occupiamo di bambini e giovani adulti con paralisi cerebrale infantile, per cui diciamo che l'epilessia è uno degli effetti secondari che però costituisce una problematica davvero invalidante per questo tipo di ragazzi. Allora, prima di iniziare, direi facciamo il patto d'aula. Il patto d'aula prevede che ci diamo del tu se non è un problema, quindi Volentieri. Francesca e Pierangelo. E l'altra cosa è che siamo entrambi consapevoli ciascuno del proprio ruolo, il suo ruolo di un'esperienza, di studioso della tematica. Dall'altra parte noi portiamo, io rappresento la comunità dei pazienti, quindi portiamo quello che è il vissuto di una malattia che in realtà condiziona un po' tutta la famiglia, quindi diciamo abbiamo questo carico di esperienza. Allora, la prima cosa che le chiederei, anzi ti chiederei, è di presentarti brevemente, quindi formazione neurologo o neuropsichiatra infantile? Io sono neuropsichiatra infantile, sono anche neurologo come specialità, però ho sempre esercitato come neuropsichiatra infantile. Attualmente sono professore ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università di Milano, direttore della scuola di specialità e sono il responsabile dell'unità complessa di neurologia pediatrica Albuzzi e della struttura territoriale di neuropsichiatria infantile dell'ASL Sacco Fate Bene Fratelli, che è una struttura territoriale che si occupa, diciamo, di quasi mezza Milano. Per cui ho un'esperienza che ho portato avanti per tanti anni, 30 anni purtroppo per la mia ex giovane età, al Mondino di Pavia, dove ho sempre fatto mi sono sempre occupato di neuropsichiatria infantile, tutte le patologie che erano presenti nella situazione di ricovero e soprattutto dell'epilessia. Ecco, da cosa nasce questa passione per l'epilessia? Perché poi abbiamo visto che non è così comune trovare tanti esperti in Italia in questo settore e ogni volta io mi chiedo, ma chissà se veramente anche i medici che si specializzano in questa patologia sono soddisfatti o non è, da un certo punto di vista, anche frustrante, no? Sapere che una buona parte dei pazienti sono pazienti farmacoresistenti sui quali magari abbiamo poche leve su cui agire, però ecco, magari la tua prospettiva invece è No, diversa. allora io sinceramente, io ho cominciato a fare, quando studiavo medicina, la mia idea era quella di fare psichiatria, perché mi interessava moltissimo la parte psichiatrica. Poi quando io sono del 58, per cui quando sono andato in psichiatria, la psichiatria, posso permettermi di raccontare un po' una storia Ma personale? certo, no, ho chiesto apposta, ci interessa. Ed erano malati nel reparto di psichiatria che venivano dagli ospedali psichiatrici perché la legge Basaglia era stata appena messa in atto. Per cui erano malati cronici, erano malati un po' che avevano sofferto moltissimo per la permanenza in ospedale psichiatrico e in realtà ho pensato di cambiare e mi sono dedicato ai bambini. Per cui ho fatto la specialità di neuropsichiatria infantile, poi nella vita esistono le sliding doors, no? Per cui ognuno entra in una sliding doors e la mia sliding doors è stata che nell'ambito del gruppo della neuropsichiatria infantile di Pavia ci fosse bisogno di occuparsi di epilessia. Per cui alla fine degli anni 80, ormai tanti tanti anni fa, io ho cominciato a occuparmi di epilessia. E non solo di quello, perché mi occupo un po' di tutto, per cui ho una esperienza che ormai è oltre trentennale, ma nella mia esperienza, parlando un po', ritornando al discorso della paralisi cerebrale infantile, io ho fatto il presidente nazionale per quasi 10 anni del corso di laurea di terapia della neuropsicomotricità, Ah, allora. per cui conosco anche bene l'ambiente
della riabilitazione dei bambini e dei terapisti che si occupano dei bambini con problematiche motorie e conosco bene anche com'è l'organizzazione di formazione a livello nazionale, perché io ero il presidente del corso di laurea di Pavia e ho fatto il presidente nazionale di tutti i corsi di laurea, per cui questo ambiente lo conosco bene. Ho potuto confrontarmi anche con gli altri colleghi della logopedia, della fisioterapia, di tutte quelle che viene chiamata la classe seconda della riabilitazione, per cui questo ambiente della riabilitazione, tutte le problematiche che girano intorno ai terapisti occupazionali, per cui Certo. tutte quelle problematiche che girano intorno a questo è una cosa che ho avuto l'occasione e la fortuna di poter conoscere. Quindi una conoscenza, diciamo, a tutto tondo di questi piccoli pazienti. Limiti però con una conoscenza che non è proprio una conoscenza solo dell'epilettologo, ma una conoscenza anche di chi vede il lavoro dei medici, ma anche dei terapisti, perché facendo l'esperienza del presidente nazionale mi sono confrontato moltissimo anche con le associazioni dei terapisti. E mi sono confrontato anche con le problematiche che loro incontrano nelle varie regioni. In alcune regioni, ad esempio, la figura del terapista della neuropsicomotricità non esiste e vengono fatti concorsi solo per fisioterapia, per cui in realtà in alcune regioni che sono evolute dal punto di vista della sanità, come l'Emilia-Romagna e la Toscana, per cui fino a poco tempo fa non venivano fatti concorsi per terapisti della neuropsicomotricità. E questo è un problema enorme, perché tutta una fascia di età, soprattutto dei neonati o dei bambini piccoli che hanno una diagnosi di paralisi cerebrale infantile, vengono affidati a dei terapisti che magari non sono quelli più adatti alle loro problematiche. Poi qui sa, c'è una grande diatriba in questo mondo fra le TNP, i TO, le fisioterapiste, quindi diciamo che però per quanto riguarda i nostri bambini, assolutamente avere una conoscenza a 360 gradi di tutte le problematiche, quindi non solo motorie, ma anche cognitivo e poi legato appunto al tema dell'epilessia per noi è fondamentale, così come è fondamentale lavorare in equipe, perché oggi uno dei problemi più grandi è la famiglia che si deve prendere carico di mettere insieme questi professionisti. Quindi tanto meglio avere questa. La formazione dei terapisti della neuropsicomotricità è un po' a macchia di leopardo in Italia, nel senso che ci sono delle scuole che sono molto indirizzate verso la parte psichiatrica e delle altre scuole che sono più indirizzate verso la parte riabilitativa motoria. Il lavoro che è stato fatto nel periodo in cui ho fatto il presidente è stato quello di cercare di dare una base ampia di conoscenza a tutti questi ragazzi e che poi possono scegliere o in una laurea magistrale o in un master una formazione più specifica. Però oggi come oggi tutte le scuole non sono più settoriali, ma sono tutte con un'informazione di base triennale ampia in cui si fa l'autismo, si fa la paralisi cerebrale infantile, si fa i disturbi dell'attenzione, però c'è una conoscenza almeno teorica e spesso anche pratica di questo ambito ampio della neuropsichiatria infantile e poi in un secondo tempo le persone, secondo le loro preferenze, possono Poi perfezionare. specializzarsi, certo. Fare la spesa, se uno vorrà fare un master sull'autismo, farà un master sull'autismo e poi magari si occuperà dell'autismo. Se uno vuol fare un master sui disturbi visivi, farà un master sui disturbi visivi e si concentrerà su questo. Questa è una problematica che però in questo momento, secondo me, le scuole in Italia negli ultimi 10 anni sono, non per merito mio, certo, non per merito mio, ma proprio perché è stata un'esigenza che abbiamo colto all'interno del nostro gruppo di lavoro e abbiamo cercato di uniformare, abbiamo fatto proprio una guida che sono le caratteristiche minime di formazione per ogni Che deve avere il profilo di una TNP. per poter accedere all'esame di Stato. Beh, in assoluto credo che la caratterizzazione anche di un esperto dell'età evolutiva sia importante, no? Il fatto che le terapiste della neuropsicomotricità siano effettivamente specializzate anche sulle fasi molto precoci, dove invece altre figure professionali
non lo sono, ma proprio per background di Il studi. vero problema è un problema europeo, che in Europa la psicomotricità ha un altro tipo di discorso e la riabilitazione, come la intendiamo noi, lo fanno spesso i terapisti occupazionali. Nel mondo anglosassone lo fanno i terapisti occupazionali. È una figura che secondo me in Italia è assolutamente sottovalutata. Sì. Penso proprio In Italia se confronti Canada. i terapisti occupazionali si occupano più della parte psichiatrica. Mentre invece gli psicomotricisti in Francia, ad esempio, che io quando qualche studente voleva andare in Francia, andavano, ma la psicomotricità in Francia è 0-100 anni ed è solo psicomotricità. Invece la fisioterapia fa la fisioterapia soprattutto ortopedica e motoria, e invece il terapista occupazionale nell'ottica anglosassone è una figura che è molto più vicina alla nostra di terapista Che della. poi è abilitazione allo sviluppo delle funzioni della vita quotidiana, quindi rieducare al La vita contesto. quotidiana. Io non voglio però allontanarla dal tema chiave, perché è Scusa, vero che. di avere. No, no, assolutamente interessante, perché davvero facciamo fatica a trovare questo tipo di professionalità complete e quindi con un punto di vista completo. Dall'altra parte c'è questa comunità di persone con paralisi cerebrale infantile che oggi rappresentano nel mondo un gruppo di circa 17 milioni di persone. Se li confrontiamo invece ai numeri dell'epilessia, 65 milioni di persone nel mondo, ci sembra davvero una comunità molto, molto piccola. Però davvero il tema dell'epilessia, che appunto negli ultimi anni ha attivato anche una maggiore consapevolezza delle coscienze delle persone anche in Italia. È un tema che noi vorremmo capire meglio, perché spesso facciamo fatica ad interpretare, soprattutto essendo la nostra un tipo di epilessia secondaria, quindi secondaria alla lesione che il bambino magari ha avuto alla nascita. Quindi io le chiederei, anzi ti chiederei, ogni volta torno sul tu, di inquadrare l'epilessia. Che cos'è un'epilessia e perché c'è una così alta incidenza di epilessia nelle paralisi cerebrali infantili, quindi a seguito di questo danno così precoce. L'epilessia, allora, la crisi epilettica è l'evento, l'epilessia è la malattia. Per cui io posso avere una crisi epilettica in una situazione particolare e non essere una persona con epilessia, perché rimane un evento isolato. L'epilessia è Quando data. si diagnostica dopo due eventi almeno? L'epilessia è data da una forte predisposizione al ripetersi delle crisi epilettiche, che è dovuta a una scarica abnorme a livello della corteccia cerebrale e da tutte quelle che sono le comorbidità che sono presenti nelle persone con epilessia. Per cui non si può mai disgiungere l'evento epilessia da quello che è il quadro globale della persona. Ok? Primo punto. Secondo punto, l'epilessia si diagnostica almeno dopo la seconda crisi, e la prassi comune è quella che l'epilessia si tratta dopo la seconda crisi. Ok? Non esiste l'epilessia, esistono le epilessie, perché noi conosciamo come sindromi epilettiche circa una quarantina di sindromi epilettiche, e poi esistono tutte le sindromi e le epilessie sintomatiche di una lesione, come nel caso delle persone che hanno una paralisi cerebrale infantile, ovvero sia, io ho una paralisi cerebrale infantile, per cui ho un danno permanente non progressivo a livello del sistema nervoso centrale. Questo danno permanente e non progressivo può essere un fattore déclenchant che favorisce le crisi epilettiche. L'epilessia è presente nel circa il 40-45% delle persone con paralisi cerebrale infantile, ma non è la prima comorbidità. Tutti noi pensiamo che l'epilessia, il ritardo mentale o la disabilità intellettiva, per meglio dire, sia la prima comorbidità delle paralisi cerebrali infantili. La prima comorbidità delle paralisi cerebrali infantili sono i disturbi gastrointestinali. Poi c'è il sonno
E poi ci sono i disturbi respiratori, per cui in realtà l'epilessia è un problema enorme, ma è un problema che come frequenza è inferiore a queste altre Agli patologie. altri, sì. L'epilessia, dicevo, è presente nel 40% dei pazienti ed è presente soprattutto nei pazienti che hanno una tetraparesi di tipo spastica. E chiaramente è più presente nei pazienti che hanno una paralisi cerebrale infantile di tipo spastico e meno, molto meno presente nei pazienti che hanno una paralisi cerebrale di tipo distonico. Questo dipende dal tipo di Questo dipende dal lesione che. stadio di lesione, perché se io ho una paralisi cerebrale tipo spastico, ho una lesione della via piramidale, per cui della corteccia. Se io ho una paralisi cerebrale di tipo discinetico, ho una lesione dei nuclei della base, per cui ho meno frequentemente il problema dell'epilessia. Questo secondo aspetto, però, è un aspetto che anche qui va chiarito meglio, nel senso che spesso e volentieri si confondono certi disturbi del movimento con qualche cosa che è di tipo epilettico, o viceversa, non si riconoscono delle crisi epilettiche in persone che hanno un disturbo del movimento, perché hanno un disturbo Questo del sarà un movimento. problema per noi, eh? Questo è un problema, e per cui è importante che il medico sappia che le persone che hanno un disturbo una paralisi cerebrale tipo discinetico o extrapiramidale, come si può chiamare, abbiano una capacità di riconoscere questi medici che possono anche queste persone avere delle crisi epilettiche, ma soprattutto che non confondano come crisi epilettiche certi stati di male distonici o certi stati di male discinetici che in realtà sono un disturbo del movimento, perché Però ecco. l'intervento terapeutico, anche se a volte si sovrappone, perché le benzodiazepine funzionano in entrambi i casi, è un intervento terapeutico che deve essere mirato. È vero che le discinesie o le distonie sono meno frequenti nel gran calderone delle paralisi cerebrali infantili, però è verissimo quello che diceva lei rispetto alla difficoltà per il medico, ma la difficoltà anche per il genitore nel capire i segnali di una crisi. Quindi è un movimento anomalo, soprattutto nei neonati, perché è un movimento dettato appunto da un disturbo del movimento o è un sintomo, un segnale di una crisi epilettica. Su questo, tanti genitori tornano a casa dopo la dimissione, spesso dai reparti di terapia intensiva neonatale, quindi con una diagnosi che negli anni si è fatta sempre più precoce, però con poche informazioni su come distinguere questi movimenti, su come mettersi in allerta, su come intervenire in caso di crisi. Su questo c'è qualcosa che è cambiato negli anni, è qualcosa che voi fate nella formazione del genitore? Parlo proprio del genitore che esce da una gravidanza appunto molto precoce, da un ricovero in terapia in teen, da un avere già acclarato un caso di CD. Faccio un esempio di un caso che abbiamo in questi giorni in ospedale. Un bambino bellissimo che è venuto alla nostra attenzione perché aveva un movimento asimmetrico degli arti superiori. Nato a termine, tutto perfetto. Sì, tutto perfetto. Il collega che l'ha visitato si è accorto che c'era questa asimmetria e ha pensato a un'emiparesi. Questa emiparesi è stata confermata clinicamente, è stata già messa in. Attraverso risonanza o ecografia? Clinicamente è stata già confermata, è stata già messa in terapia e adesso è venuta per fare la risonanza. E la risonanza conferma una lesione che probabilmente è avvenuta durante la gravidanza con una lesione a carico della cerebrale media. È una lesione importante, diciamo così, morfologicamente più significativa di quello che il bambino ha come danno, e chiaramente noi abbiamo invece, direi in modo tempestivo, informato la mamma che, essendo una lesione corticale, essendo una lesione estesa, essendo una cosa, il monitoraggio elettroencefalografico dovrà essere fatto periodicamente e dovrà essere fatto con un'attenzione, perché questo bambino ha una buona probabilità, Rischio. direi buona nel senso negativo, cattiva buona probabilità, buona come frequenza, Alta. probabilità di avere una
epilessia. E gli abbiamo spiegato che l'epilessia, se deve avvenire, avviene nella stessa zona dove c'è il difetto motorio, che sarà magari non eclatante, per cui la signora dovrà stare attenta. Ora, qui bisogna avere un po' di attenzione, da una parte al fatto di informare, e da una parte al fatto che non vengano interpretati qualsiasi movimento fisiologico anche del bambino e che crei troppa ansia nei genitori. Da qui la nostra difficoltà, no? Spesso le mamme ci mandano i video a noi che siamo assolutamente non competenti nell'interpretare, quindi dirottiamo verso le strutture preposte a questo. Però varrebbe la pena invece fare più formazione su casi che sappiamo essere più a Penso si rischio, debba fare una. mandarli a casa con il MicroPAM, mandarli a casa con un toolkit di emergenza. Ma io non penso che in un bambino che non abbia delle crisi evidenti o un tracciato così chiaramente patologico si debba dare subito al microfono. Si debba dare, secondo me, un'informazione spiegando come abbiamo fatto adesso, non perché non abbiamo fatto bene, ma in No, generale certo. come si fa, spiegando che c'è questa possibilità e che questo deve essere segnalata immediatamente al medico curante. Anche perché questi bambini sono in riabilitazione. Terapisti sono informati e conoscono bene la problematica dell'epilessia nelle paralisi cerebrali infantili, perché io a lezione lo faccio tutte le volte, è sempre stato fatto a tutti, e per cui ci può essere un canale rapidissimo per giungere a una diagnosi. Intervento. E invece crescendo ci sono delle fasi in cui il bambino può essere più a rischio perché magari fanno Allora, parte dello sviluppo, quindi 3 anni, 10 anni o altro. facciamo sempre l'esempio di questo bambino così, che fin dall'inizio così abbiamo fatto un discorso nel tempo. È un esempio molto tipico per noi, Il bambino adesso ha delle anomalie elettroencefalografiche, per cui nessuno di noi gli darà una terapia e nessuno di noi spaventa la mamma sul fatto che domani possa avere una crisi. Fisiologicamente, questo bambino tra i 3 e i 6, 7 anni avrà un peggioramento fisiologicamente, patologicamente fisiologico, nel senso che l'evoluzione fisiologica nel tempo del suo disturbo, c'è una finestra, una fascia di età in cui queste anomalie saranno più evidenti e c'è una maggiore probabilità di fare delle crisi, perché spesso e volentieri le crisi non avvengono a così breve distanza dall'insulto lesivo, ma vengono a distanza di tempo, perché si organizza quella che veniva chiamata una volta la cicatrice, che possiamo usare questo termine per capirci, e di conseguenza c'è una fascia di età in cui il bambino ha una maggiore possibilità di avere più anomalie elettroencefalografiche e più possibilità di crisi. Ma anche il fatto di avere più anomalie elettroencefalografiche può comportare delle problematiche sia di tipo cognitivo sia di tipo motorio proprio. Io ho visto dei bambini che avevano un'attività continua di anomalie su un emilato e la loro emiparesi peggiorava, cioè soprattutto nel sonno avevano delle punte continue, delle punte onde continue, per cui tutta l'attività fisiologica veniva cancellata da questa attività patologica. E alla mattina questi bambini che già avevano un'emiparesi avevano una difficoltà maggiore nella loro utilizzo dell'arto lesionato e poi durante la giornata miglioravano. Pulendo il tracciato durante la notte, questi bambini hanno avuto un miglioramento della loro funzionalità anche solamente motoria. In realtà, crisi epilettiche riconoscibili dalla mamma o da un genitore e non riconoscibili soltanto dall'EEG, non c'erano in realtà delle crisi epilettiche, però questa attività patologica, se è veramente importante, è un'eccezione, ma c'è questo problema, è un qualche cosa che può peggiorare anche proprio il danno motorio. Ed è spesso correlato alle prime. La prima volta che ho visto questa cosa, che è stata, ahimè, 20 anni fa, era una signora che mi diceva: guarda, il fisioterapista, quando vado a fare la fisioterapia al pomeriggio, mi dice che va meglio. Quando lo faccio al mattino, dice che questa bambina è come se non si svegliasse, non si sveglia bene, al mattino non utilizza bene il braccio. Noi abbiamo fatto l'elettroencefalogramma e aveva un'attività continua di anomalie sull'emisfero lesionato, e questa attività continua sull'emisfero lesionato era un'attività che
causava questo peggioramento dell'emiparesi. Questo l'abbiamo segnalato tanti anni fa nella letteratura scientifica ed è stato un articolo che ha avuto molto successo perché era veramente una cosa interessante. Però ecco, su questo giustamente dicevi la prima crisi epilettica può non insorgere subito dopo, nel momento in cui il bambino torna a casa, ma dopo alcuni anni. Quali sono questi anni? Quali sono queste finestre, queste fasce d'età alle quali ti riferisci? Cioè, soprattutto quella tra i 3 e i 7-8 anni. Però quindi... i bambini invece, ora, dobbiamo fare un discorso che è un po' diverso tra quelli che hanno un'emiplegia e quelli che hanno una tetraplegia. Allora, i bambini che hanno un'emiplegia possono avere questo tipo di discorso. I bambini che hanno una tetraplegia, cioè una lesione diffusa bilaterale, invece spesso e volentieri fanno una storia completamente diversa. Cioè già nel primo anno di vita, già nei primissimi mesi di vita fanno delle crisi, che a volte sono delle crisi subdole e poi spesso e volentieri purtroppo hanno una encefalopatia epilettica, che può essere la sindrome di West o può essere un'altra forma di epilessia. È chiaro che questo è molto correlato alla gravità della lesione e questo è molto correlato all'entità e all'estensione della lesione. Però le due cose sono un po' diverse. Se io ho una lesione focale, è più facile che io faccia una crisi distanziata e la faccia parziale. Invece se ho una lesione multifocale, una lesione che interessa tutte le zone del cervello, è più facile che io già nel primo anno di vita organizzi una sindrome di West o un'encefalopatia epilettica che dir si vuole. Chiaro. Per cui è chiaro questo discorso? Certo, sì. Tipo di lesione, condizione, tipo di evoluzione. Il tipo di lesione causa e modifica il tempo di insorgenza delle crisi. Un altro tema che hai toccato prima velocemente, su cui però spesso i genitori si interrogano, è come mai di notte o nel momento di passaggio sonno-veglia c'è maggiore probabilità su questi bambini di vedere crisi. Cosa succede nel nostro cervello in questo switch on-off? Perché la corteccia va un po' in riposo e di conseguenza le attività sottocorticali prevalgono durante il sonno. E di conseguenza, se c'è una zona irritativa, questa zona irritativa è più facile che scarichi in senso patologico. Quindi vale sia in ingresso fase sonno che in uscita fase sonno, è equivalente. Del sonno, certo. E poi il passaggio del controllo tra corteccia e sottocorteccia e viceversa è chiaramente il momento in cui c'è più frequentemente questa disregolazione per cui possono partire le crisi. Chiaro, anche questo. Io leggo la sequenza di domande che ci hanno fatto i genitori proprio in vista di questo incontro. Una domanda che non c'era in realtà inizialmente, ma che è uno dei dubbi dei genitori, no? Quando prima dicevamo la diagnosi di epilessia rispetto al manifestarsi di due o più eventi consecutivi. Ma perché è importante controllare queste crisi epilettiche e qual è il danno che si fa se non si avvia subito una terapia nel caso proprio della diagnosi? Un danno anatomico è molto raro e può esserci un danno solamente nelle persone che fanno delle crisi molto lunghe, che superano i 30 minuti e che siano molto focali. Però è chiaro che E che se danno, scusa, ti interrompo, Pierangelo, che danno anatomico può essere? Che io può cosa darci succede? c'è un edema. E poi dopo questo edema può portare a un'atrofia. Ci sono delle segnalazioni in questo ambito, anche persone Quindi che un'infiammazione, queste crisi continue danno un... sì, anche i bambini che hanno una paralisi, cioè la storia dei bambini che hanno delle convulsioni febbrili, non da paralisi cerebrale infantile, e che hanno la prima convulsione febbrile che dura 30, 40, 50 minuti e che è molto focale, spesso questi bambini poi se gli fai la risonanza, in alcuni casi gli fai la risonanza, tu vedi che c'è un edema della zona da cui è stato interessato dalla crisi e hanno poi dopo un'evoluzione
in quella che viene chiamata sclerosi mesiale, ovvero sia in una piccola atrofia del lobo della zona, di una zona del lobo temporale che poi causa un'epilessia che rimane farmacoresistente. In passato c'era quella che veniva chiamata la sindrome emiconvulsione, emiplegia, epilessia, e che i francesi avevano ben descritto negli anni 60 e negli anni 50, e che erano persone che avevano una crisi prolungata focale, avevano una paralisi di toccia, cioè una non funzionalità di una zona del corpo dopo questa crisi prolungata, e poi su questa, dopo a distanza di 2 anni, 3 anni, avevano un'epilessia che derivava dal fatto che c'era una piccola atrofia. Io ho visto un signore che era venuto da me perché il figlio aveva avuto l'epilessia, che mi ha raccontato la sua storia. Lui aveva avuto una crisi febbrile focale di 1 ora e un quarto quando aveva 4 anni, e a 32-33 anni ha cominciato ad avere un'epilessia. Facendo la risonanza, lui aveva una sclerosi mesiale. Aveva una sclerosi mesiale, e questo. Per cui il danno anatomico in molte situazioni può esserci. Comunque, Quello noi che dobbiamo interromperle queste crisi in un modo o nell'altro, o però subito. nel caso specifico delle paralisi cerebrali infantili, questo è meno possibile. C'è Però già stato il danno lì. sicuramente il danno c'è già stato, per cui purtroppo c'è già stato. Però quello che è importante è che se io vedo un bambino che ha una tetraparesi, e questo bambino che ha una tetraparesi, faccio esempi pratici per il modo che così ci capiamo, un bambino che ha una tetraparesi e ha già un sacco di difficoltà visive, motorie, cognitive. Se uno fa un'encefalopatia epilettica e questa encefalopatia epilettica si riesce a controllarla rapidamente e in modo efficace, l'evoluzione di questo bambino seguirà i tempi della sua malattia. Se io faccio una encefalopatia epilettica e questa encefalopatia epilettica mi porta ad avere tantissime crisi, tantissime anomalie epilettiche, e purtroppo non sono in grado o non sono capace di curarla in modo adeguato, questo bambino avrà un ulteriore ritardo sul suo sviluppo, e questo è acclarato e sicuro. Per cui, se io non intervengo rapidamente a curare la sindrome di West, oppure se questa sindrome di West non è curata in modo adeguato, io ho sicuramente un peggioramento della condizione generale e clinica del bambino, che purtroppo è come se io ho già difficoltà ad andare in montagna e mi porto lo zaino con 30 kg di peso sulla schiena. Per cui Chiaro. le difficoltà che è della malattia diventa una difficoltà ancora più grossa, che è dal fatto che l'encefalopatia epilettica complica la cosa. Poi, anche dal punto di vista pratico, se io vado a fare la riabilitazione e ho una crisi dopo 3 minuti che faccio la riabilitazione e poi dopo dormo, è chiaro che non potrò fare la riabilitazione. Se io continuo ad avere crisi, non vado magari neanche a fare la riabilitazione. Se io devo prendere dei farmaci che possono interferire con la mia condizione ulteriore di veglia e di attenzione, perché questi farmaci sono indispensabili per salvaguardarmi a questa cosa qui, io allora a quel punto lì avrò ancora più difficoltà a fare la mia riabilitazione, per cui i tempi del mio recupero o le possibilità del mio recupero, non dico che scompaiono, ma si Si riducono. dilatano. E noi abbiamo, in anni e anni, abbiamo osservato bambini che hanno fatto una sindrome di West, che avevano lo stesso quadro morfologico alla risonanza, e che hanno fatto una sindrome di West che non è andata bene, e che a distanza di 2 o 3 anni avevano un quadro di sviluppo cognitivo, motorio, generale, che era inferiore a quelli che non avevano fatto la sindrome di West, o a quelli che avevano fatto una sindrome di West che per fortuna ha risposto bene ai farmaci. Quindi di nuovo, importanza di intervenire sia nel trattamento in fase acuta, ma anche in una terapia che poi supporta. Acuta sì, se uno ha una crisi focale, ma nella crisi di sindrome di West, che non serve ad esempio intervenire nella fase acuta, curare il più possibile, anche diciamo così, un po' aggressivamente, per cercare di interrompere questa, scendere, scivolare in una situazione ancora più complessa. Un altro tema di cui spesso non si parla è il tema della SUDEP. Ci dice lei l'acronimo, cosa vuol dire, i rischi che si Morte incorrono? improvvisa in epilessia è un problema enorme.
ed è un problema che riguarda anche questi bambini che magari hanno già una lesione che interessa il tronco e per cui hanno una lesione che interessa il comando centrale della respirazione e di tutte le funzioni vegetative. Per cui è chiaro che se io faccio una crisi prolungata e faccio una crisi prolungata in una situazione in cui già il mio cervello ha un Compromesso. sistema che non funziona bene dal punto di vista fisiologico, è più facile avere una morte improvvisa. Per cui la percentuale di morte improvvisa è molto più elevata nell'epilessia rispetto alla popolazione generale e è ancora più elevata nei pazienti che hanno una lesione o che hanno delle crisi molto prolungate e notturne. I fattori di rischio maggiori sono quelli: avere una lesione, avere delle crisi prolungate e avere delle crisi notturne. Adesso esistono dei buoni sistemi di detezione delle crisi che sono un po' evoluti rispetto al fatto che dormono in braccio in mezzo ai tuoi Che genitori. dormono fino a 19 anni nel letto con mamma e papà, non è una situazione Purtroppo, poco però, rara. è una cosa che io capisco, che però adesso ci sono dei sistemi. C'è una ditta italiana che si chiama Empatica e che fa degli orologi. Sì, conosciamo molto bene il Questi gruppo, abbiamo partecipato ragazzi al trial iniziale sono dell'Embrace. ragazzi giovani, molto svegli, molto brillanti, a cui io sono andato a fare lezioni di epilessia perché essendo tutti ingegneri non sapevano neanche di cosa fosse l'epilessia. Ingegnere e designer. Sì, ma io sono andato due pomeriggi a fare lezioni di epilessia perché loro si occupavano di epilessia, ma in realtà non sapevano neanche di cosa fosse l'argomento epilessia. Ma giustamente, perché io non capivo niente. E sono un po' tutti computer dipendenti. Io sono rimasto stupito perché non c'era neanche uno che aveva una penna o un pezzo di carta, ma tutti avevano il Mac e scrivevano e prendevano appunti sul Mac. Per io che sono un anziano, questa cosa qui mi ha colpito moltissimo. Però a parte questa battuta stupida, questi sistemi sicuramente sono un aiuto, perché se tu hai un bambino che non dorme a Buckingham Palace a 100 metri da casa tua, ma dalla tua camera, ma che dorme nella camera di fianco, però per caso quella sera lì sei particolarmente stanco, sei particolarmente sono particolarmente pesanti. Invece, in quel modo lì il sistema ti aiuta a riconoscere la crisi e a poter intervenire se la crisi o anche mettere in una posizione di maggiore sicurezza, che è una cosa che aiuta il. È interessante, parliamo di questo perché Empatica utilizza il monitoraggio di alcuni fattori che possono essere fattori che effettivamente danno un alert rispetto, quindi permettono di prevenire anche se pochi secondi prima, quindi solo per allertarsi e per intervenire magari con il farmaco. Però ci sono dei segnali che si possono raggruppare, quindi possiamo dire che l'aumento del battito cardiaco, l'aumento della sudorazione, prima di arrivare proprio alla crisi clonica, quindi al movimento del braccio, ci sono alcuni Sì, fattori è molto che. difficile riconoscerli per un genitore, per cui è chiaro che anche se tu lo fai dormire in mezzo a te, ti accorgi quando il bambino ha le È scosse. già avanti. Però accorgersi nel momento in cui ci sono le scosse e non far sì che la crisi si prolunga, e soprattutto che magari non sia in una posizione in cui la respirazione è ulteriormente difficoltosa, perché si è girato e ha messo la bocca sul materasso, oppure avere un cuscino come quelli dei neonati salvavita. Tutti questi fattori sono tutti fattori che possono essere insegnati ai genitori e aiutare nella gestione. Noi su Io questo. da neuropsichiatra che sono un po' contrario al fatto che i genitori e i bambini dormano nello stesso letto, ma non perché abbia, però voglio In dire, generale, non dovrebbe essere così, però è un'esigenza di vita qua. questi sistemi, perché secondo me sono di fattori evolutivi sia per il bambino sia per i genitori e danno una quotidianità, una normalità che sicuramente è di grande aiuto. Che è quello che viene perso e che è quello, diciamo, l'elemento più condizionante dell'avere in casa una persona con epilessia, no? Il fatto di non sapere l'imprevedibilità della crisi e quindi non sapere come gestirla nella quotidianità. Poi andando avanti, Però sicuramente. questo secondo me è una cosa su cui bisogna continuare
a informare e un po' a lottare. Secondo me è molto importante che un bambino con epilessia faccia una vita che sia una vita più normale possibile. Perché il mio professore mi raccontava sempre che i bambini con la sindrome di Down andavano a messa a Pavia alle 6 di sera perché c'era nebbia e era buio, così i genitori non li facevano vedere, no? Ma questo era, Quanti anni fa, perché? sì, tanti anni fa, però era così, no? Il discorso, quando dicevo, io quando mi rendevo conto che c'era questa non accettazione, questo stigma dell'handicap, era un esempio, facevo questo esempio che è un esempio banale, ma che è molto interessante per capire, no? Poi, Assolutamente sì, se però. si va così nel buio, nella nebbia, non si riconosce che è un bambino Down. E questo però è rimasto, soprattutto per lo stigma dell'epilessia, uno stigma che ancora oggi c'è, e una difficoltà ad accettare nella scuola o nella somministrazione dei farmaci, ad esempio, ancora adesso c'è molto nella scuola. Io martedì andrò a parlare a una scuola dove c'è una bambina che ha un'epilessia piuttosto tosta. Ma che non è una situazione così drammatica. Una volta ho fatto una riunione con un'equipe scolastica, erano 21 persone per una bambina che aveva un'epilessia grave, ma non gravissima. A volte si hanno degli interventi che sono un po' sproporzionati. No, Io no, su questo sono d'accordo. non voglio normalizzare e banalizzare, però se noi esasperiamo tutto, alla fine rischiamo che questi bambini abbiano grosse difficoltà. Non voglio dire che un bambino con una paralisi cerebrale, con la possibilità di fare delle crisi, debba andare giù al piano terra facendosi le scale 3 volte da solo. Questo lo capisco che è una stupidaggine e dico che è una stupidaggine, però che non possa fare lo stesso lavoro accompagnato da qualcosa, che possa muoversi nella classe come tutti gli altri, questo secondo me è una stupidaggine assoluta. Questo devo dire che noi sinceramente lo viviamo meno, cioè quello che viviamo è più la perdita del sonno per i genitori, il più la difficoltà a appunto l'imprevedibilità della crisi e quindi. Però ecco, è anche vero che strumenti come il telefonino, noi stessi abbiamo sviluppato un'app per il controllo del battito cardiaco e quindi che invia un segnale al genitore, devo dire che questo tipo di strumenti permettono un'autonomia di vita che è anche diversa rispetto appunto a qualche anno fa. Se noi vogliamo affrontare il vero punctum dolens dell'epilessia, no, Quindi non tanto lo stigma per noi, eh? Nel senso lo nessuno ci ha stigma, mai ghettizzato per. il vero punctum dolens dell'epilessia è che dobbiamo dire con tristezza che tutti i farmaci che sono usciti negli ultimi 30 anni non hanno modificato senso sostanziale la prognosi dell'epilessia. Verrei lì a stringerti la mano se fosse possibile, perché era il mio punto iniziale. Non è frustrante essere un epilettologo, sapere che posso alternare farmaci, poi finisco questi 10 principi attivi e Io sono poi. molto amico del professor Locatelli, quello che sempre adesso in televisione, che è il povero, che fetente di crozza, prende in giro per il suo modo di esprimere, che è una persona eccezionale, il professor Locatelli, è una persona di grandissimo valore. E quando abbiamo cominciato assieme, perché lui ha un anno meno di me, lui aveva una percentuale di persone che morivano che era dell'80%. E solo il 20% si salvavano, e molti di questi che si salvavano avevano dei danni permanenti per il loro futuro, e poi magari sviluppavano altri tipi di patologie tumorali nell'età adolescenziale. Parliamo 40 anni fa, 30 anni fa. Noi 30, 40. siamo del 58, per cui abbiamo cominciato alla fine degli anni 80. Oggi come oggi, la sua percentuale di risultato è completamente ribaltato, all'80% guariscono, il 20% non ce la fanno. Ma questo è simile anche in molte altre Ti faccio patologie, eh? un Penso esempio della zoonosi all'AIDS, penso a malattie rare in questo momento. nell'epilessia, degli studi del 2000 e degli studi del 2019 confermano che l'epilessia farmacoresistente è superiore al 30%.
come lo era nell'inizio degli anni 2000. Il primo lavoro di Brody è del 2000 e diceva che era il 30%. Il lavoro della pensione di Brody sugli stessi pazienti e sui pazienti nuovi che erano intervenuti è un lavoro che conferma che più del 30% sono farmacoresistenti. Fermo restando il numero dei pazienti, cioè i pazienti rimangono sempre gli Sono stessi. Cioè, aumentati, no? Sono aumentati. aumentano. No, Aumentano in seguito. prendere prime visite, no? Prendere prime visite li segue per 20 anni, 30 anni, ma il Ah, per concetto è. sapere se era anche un tipo di malattia in crescita, quindi 500.000 in Italia rimangono, sono stati sempre Allora, 500.000. sì, è rimasta sostanzialmente la stessa. Adesso Ok. sui numeri non è proprio così preciso, perché in Italia sull'epilessia manca uno Preciso. un registro bene e due manca una legge. Sono anni che noi stiamo lavorando insieme alle associazioni per fare una legge. Questa legge passa dal cassetto di uno al cassetto dell'altro e non è mai uscita. Dopo prima o poi c'era il problema della maggioranza, poi c'è stato il problema del Covid, poi adesso non so che problema ci sia, però la legge è lì. Comunque, chiuso questa parentesi, il concetto è che sono usciti circa una trentina di farmaci dalla fine degli anni 80 ad oggi e purtroppo nessuno di questi farmaci ha superato in efficacia i vecchi farmaci degli anni 70, che sono stati scoperti per puro caso. L'acido valproico. L'acido valproico era un diluente e il farmaco che veniva testato funzionava il martedì e mercoledì e non funzionava il lunedì e giovedì. Dice, ma perché? Se lo stesso farmaco funziona nella situazione sperimentale il martedì e il mercoledì. Non e poi hanno scoperto che il martedì e mercoledì mettevano dentro questo diluente che era l'acido valproico e allora forse hanno detto, forse non è il farmaco che funziona, forse è il diluente. Hanno provato l'acido valproico e cosa. E la carbamazepina, che è l'altro farmaco più importante, era un antitubercolare. Sperimentandolo come antitubercolare, si sono accorti che le persone che hanno un'epilessia per la tubercolosi non avevano più l'epilessia, allora l'hanno provato come antiepilettico e ancora oggi purtroppo, io dico purtroppo e ripeto purtroppo, perché come dice lei per me è frustrante per voi genitori, ma è frustrante anche per noi epilettologi, non c'è un'efficacia superiore. Poi è vero che alcuni di questi farmaci sono più tollerabili, è vero che avere tanti farmaci a disposizione ti aiuta, però è anche vero che se tu non rispondi ai primi tre farmaci a cui Due la o tre per la farmacoresistenza. farmacoresistenza è due, però la dimostrazione è che dopo il terzo farmaco la probabilità che tu controlli le crisi si avvicina quasi immediatamente allo zero. Diciamo che il quarto farmaco ti può dare l'1%, 2% di possibilità che tu rispondi. Poi esistono delle situazioni aneddotiche o delle situazioni particolari, però se vogliamo fare un discorso Certo, epidemiologico. generale. Ancora, è proprio all'inizio dell'anno scorso è uscito un lavoro sull'Ansia Neurology fatto appunto da questi, da Brody, da Thompson e dal professor Perucca che ha lavorato con me tantissimi, io ho lavorato con lui, non lui con me, io ho lavorato con lui per tantissimi anni a Pavia, che dice appunto che dimostra che sfortunatamente nessuno di questi farmaci ha superato, proprio nell'APS c'è scritto sfortunatamente, nessuno di questi farmaci ha superato inefficaci i farmaci di vecchia generazione. Diamo però, Pierangelo, diamo un messaggio di speranza, pensando agli ultimi farmaci. Voglio dire che questi farmaci hanno dei vantaggi e hanno dei vantaggi che possono essere della maneggevolezza e degli effetti collaterali. Però la realtà è questa, ma io voglio dare un messaggio di speranza, voglio dare un messaggio di speranza che però è un messaggio, la mia, quella che tu chiamavi frustrazione, la definirei più un'irritazione, nel senso che forse bisognerebbe investire di più su una malattia come l'epilessia, che Ma in con questi Italia numeri non è una malattia rara. è l'1% della popolazione, magari un po' meno. Tu devi sapere che la sclerosi laterale amiotrofica, che è una malattia gravissima, ma che è una malattia che in Italia ci saranno 80.000 persone, riceve di finanziamenti 18 volte quello che riceve l'epilessia. Tutte le malattie neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, ricevono 15, 20, 12, 15 volte
finanziamenti rispetto all'epilessia, e questo pur essendo 200-300 mila persone, 400 mila persone col Parkinson, e forse Da 200. cosa dipende secondo te questa cosa? Vedo che probabilmente chi Capisco il. No, diventerà Parkinson, allora si porta avanti. Scusa. no, 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 non credo solo in questo. Facciamo un caso specifico, ad esempio il cenobamate, no? Di cui tutti parlano adesso in America. È un caso di innovazione, quindi c'è qualcosa che si sta muovendo dal punto di vista delle nuove molecole, nuovi farmaci, nuove strategie? Allora, io sul cenobamate ho pochissime informazioni, per cui non mi esprimo. Io quello che posso dire è che non Cosa può farei mai. essere l'avanguardia? Cioè, allora, io posso dire che ci siano, che da quello che so io, ci sono due molecole che non sono ancora state approvate in Italia, e che è una molecola coreana, è una molecola che è stata sviluppata, che è una vecchissima molecola recuperata e riutilizzata, e che soprattutto è partita dal Belgio, questo, ma adesso è stato anche approvata già dall'FDA, non è ancora stata approvata dall'EMEA, che pare abbiano dei grossi risultati di efficacia. La molecola coreana è meno agevole come maneggevolezza, perché ha una titration che deve essere molto lenta, mentre quest'altro farmaco, che è un vecchio farmaco anoressizzante, è una molecola che invece dato con le dovute misure, è un farmaco che sia molto prospettico. Però voi sapete che c'è stato negli ultimi anni l'interesse enorme sui cannabinoidi, e l'interesse sui cannabinoidi È un po' sfumato anche questo negli anni, no? È un po' sfumato negli anni. Ecco, l'hai detto tu. No, perché vedevo all'inizio si provava nel mettere in piedi dei trial, poi. Adesso è stato approvato un farmaco, In Italia non è ancora stato approvato per un motivo di prezzo, ma l'EMEA l'ha approvato da 2 anni, Però solo su alcune sindromi, per cui non. Quello sicuramente, perché, cioè, perché poi qui si apre un altro discorso, che è quello dei costi. Sì, però non è un discorso su una popolazione così piccola, per tornare al discorso di prima, rispetto ad altri farmaci che hanno un costo così alto, ma per patologie molto più rare. Quindi Però se questi deve farmaci essere un hanno un trade-off costo, fra quante persone salvo. questo farmaco ha un costo nettamente superiore a quello dei farmaci antiepilettici anche di nuova generazione, e di conseguenza il dibattito che c'è a livello dell'AIFA è proprio sul costo. Sull'efficacia, noi l'abbiamo sperimentato ampiamente, io non vedo tutta l'efficacia che era sui social, ecco, diciamo così. Però è interessante questo perché ci porta a un altro discorso che è sul tipo di terapia. Quindi esordio, malattia, due crisi, si comincia a intervenire, la strada è principalmente una strada farmacologica, Sì, la strada farmacologica dove farmaci tradizionali. ti aggiungo solo questo pezzo, dove però un altro gruppo di persone, diciamo, di portatori di interesse in questo mondo qua dice, ma no, se sappiamo che è un'epilessia lesionale, ma possiamo anche prendere, tagliare e quindi procedere subito con la strada della chirurgia dell'epilessia e non andare su questo tentativo di più farmaci. Quindi se ci parli di questo, terapia farmacologica, chirurgia epilessia e poi tutto quello che c'è di altro. Pensavamo appunto La stimolazione terapia nervovagale. farmacologica. Allora, se tu hai una forma di encefalopatia epilettica nel primo anno di vita, la terapia chirurgica va mai imposta come prima indicazione. La terapia in ogni caso va E iniziata. questo lo dicono le linee guida, quindi questo è acclarato fra tutta la comunità. Io non voglio, noi abbiamo operato dei bambini che avevano una displasia focale nel primo anno di vita con una sindrome di West, ma avendo prima provato i due farmaci tradizionali, avendo acclarato e dimostrato che non funzionavano. Abbiamo operato un bambino che è nato a novembre del 19, l'abbiamo operato prima
a gennaio del 20, per cui aveva, mi sembra, 47 o 48 giorni, che è una cosa molto infrequente, perché prima si aspettavano i 6 mesi. Però aveva una Questo displasia. voi lo fate, questa chirurgia dell'epilessia la fate voi al Noi Butte? facciamo la diagnosi e poi la mandiamo al centro di chirurgia dell'epilessia di Niguarda. Ok. Perché anche qui noi al Buzzi non abbiamo una chirurgia, una neurochirurgia, e tantomeno una neurochirurgia. Però, siccome siamo a Milano e sono tutti amici quelli del centro di chirurgia Centro Munari. dell'epilessia, centro Munari, noi abbiamo preso contatto con loro. Loro hanno visto questa displasia enorme. Questa bambina aveva un'emiparesi, per cui aveva una paralisi cerebrale, no? Però un'emiparesi, è stato operato e ha avuto una buona risposta. Ma poi ha avuto una, come dire, ricaduta, e adesso lui sta andando benissimo con la dieta chetogenica. Però, il discorso lo farei io questo: nelle encefalopatie epilettiche va fatta una terapia tradizionale, che può essere la CTH o il Sabrilla, dipende o Vigabatrin, nel senso di poi questo si sceglie in base a una serie di motivi e situazioni più da studiare da caso in caso. Se tu hai un'epilessia focale in un bambino che ha un'emiplegia o una lesione più localizzata, inizierai con un farmaco tradizionale. Cioè, io sono convinto che se c'è un 30% che non risponde, c'è un 62-63% che risponde. Per Per cui cui, buono provarci. prima di dire che i farmaci non vanno bene, proviamo a dimostrare se non vanno bene. E sicuramente nel caso specifico, il caso del dare una terapia farmacologica è la prima scelta. Poi, se, come dicevi giustamente tu, c'è una farmacoresistenza, ovvero sia non c'è una risposta a due farmaci dati nelle misure giuste e per il tempo giusto, in questo momento si può dire che non c'è una farmacoresistenza, si aprono o l'opzione chirurgica in alcuni casi o l'opzione di terapie alternative, come può essere la dieta chetogenica. Quindi la dieta chetogenica non è mai un primo approdo per il Io paziente penso con di me. sì. Gli americani hanno messo nelle linee guida internazionali, a cui ho avuto l'onore di partecipare nella stesura, che nella sindrome di West la dieta chetogenica può essere anche la prima opzione. Io penso che un tentativo col Sabrilo o con la CTH vada fatto, però senza perdere del tempo, perché la risposta purtroppo sì, lo sappiamo riconoscere quando non vanno bene le cose. Senza perdere del tempo, secondo me, poi si può passare a quell'opzione lì. Ma anche l'opzione chirurgica adesso è sempre più precoce, però è tutto che deve essere fatto con un ragionamento che è un ragionamento di multiprofessionalità, cioè non può essere fatto una cosa decisa da Pinco Pallino, deve essere deciso da un super esperto dell'epilessia che si confronta con un super esperto dell'epilessia chirurgica e del trattamento chirurgico dell'epilessia, e ci devono essere delle condizioni particolari, non può essere generalizzato, non fraintendetemi. Certo, no, no, assolutamente no. Il fatto di lavorare in equipe o di mettere a fattor comune le conoscenze di diversi centri di eccellenza in Italia è proprio parte della nostra missione, quindi facciamo anche questo, dove magari non ci sono sinergie spontanee, le agevoliamo noi. Le opzioni tecniche, e sia morfologiche di studio di come è fatta la lesione, sia su come è localizzata la lesione e come sono i limiti della lesione e qual è l'attività patologica che parte da un punto che può essere quello deputato alla chirurgia o indicato alla chirurgia, sono migliorati in un modo clamoroso negli ultimi 10 anni. Ma infatti, paradossalmente quel tipo di intervento, che è un intervento, diciamo, invasivo, quindi Diventa comunque. sempre meno invasivo, Però perché si è un. localizza sempre di più il punto, e di conseguenza
la lesione da togliere, una lesione, l'alterazione da togliere, una zona sempre Ma più rotta. perché lì quello che è aumentata la tecnologia a disposizione anche degli esperti, no? Cosa che invece sui farmaci non abbiamo visto. Farmaci, questo dimostra la complessità di questa patologia da una parte, e io sono convinto che dimostri anche del fatto che non so per quale motivo non ci sia un investimento uguale da parte delle grandi ditte Industria farmaceutiche, farmaceutica. delle industrie farmaceutiche rispetto ad altre patologie che sono anche meno frequenti. Ma questo Consideriamo che da un anno per un farmaco che viene considerato anche un farmaco salvavita come il Micropam, abbiamo un accattonaggio in giro per le farmacie perché il Micropam non è disponibile da Ma parte questo, la della. ditta che l'ha preso, lì è stato solo un problema di passaggio Sarà stato pure un problema di passaggio, ma tuttora non è disponibile, quindi le famiglie Però loro italiane mi girano. hanno detto che adesso è disponibile, loro mi hanno Basta che lo detto. diano le farmacie, ecco, se arrivano. No, parliamo di questo però, Pierangelo, anche perché è interessante sui farmaci. Solo due ultimi punti sull'effetto dei farmaci. Immagino ci siano diverse categorie e principi attivi che agiscono con diverse appunto, modalità, ma all'interno di queste categorie di farmaci noi vediamo una serie di effetti anche collaterali. Una cosa che riportano più spesso i genitori, quindi non mi riferisco nel caso specifico a un farmaco che non ti saprei citare, però riportano delle anomalie nel sonno. Altri genitori riportano su casi di farmacoresistenza anche degli effetti tossici di questi farmaci che qui vengono inseriti, provocano una serie di altri effetti collaterali, poi devono essere tolti perché fanno più bene che male. C'è come il tipo di farmaco, è un farmaco che agisce su diverse parti del nostro corpo, è un farmaco che appunto può dare questo Sì, tipo di facciamo. neurotossicità. Sì, tutti i farmaci antiepilettici possono dare sia una neurotossicità, sia una tossicità epatica piuttosto che in altre parti del corpo. E questo è chiaramente un altro dei problemi, no? Perché a volte ci sono dei farmaci che sono efficaci e che noi dobbiamo sospendere per gli effetti collaterali. Questo è un altro problema. Ma in questo. Rispetto agli effetti collaterali, i nuovi farmaci sono sicuramente meglio dei vecchi farmaci, ad esempio del vecchio fanobarbital. Il vecchio fanobarbital ha più di 100 anni. Voi sapete che la maggior parte dei bambini che hanno una paralisi cerebrale infantile diagnosticato, che escono da una patologia neonatale, escono ancora col fenobarbital. Il fenobarbital è un farmaco che è stato scoperto nel 1912, per Ma cui. anche il Depakine non mi sembra così leggero sugli effetti di. Il Depakine può avere degli effetti collaterali, ma peraltro, però, se c'è ancora una prassi, questo che volevo dire io questo, se c'è ancora una prassi di far uscire i bambini che hanno avuto delle crisi neonatali, che hanno avuto una sofferenza e poi hanno avuto le crisi neonatali ancora con fenobarbital, vuol dire che dal punto di vista dell'efficacia e della capacità di controllare quegli stati di male, quelle crisi importanti, è un qualche cosa che funziona meglio del levetiracetam o di altri farmaci che sono usciti 100 anni dopo e che sono purtroppo meno efficaci. Però è chiaro che tu devi ragionare sul fatto di utilizzare nel momento del bisogno questi tipi di farmaci e poi se puoi shiftare a un farmaco che ha meno effetti collaterali. Questo sicuramente è una procedura, è una forma mentis nostra che noi dobbiamo tenere, come dire, sempre in mente. Però a volte, come dicevo prima, questa efficacia è minore e di conseguenza dobbiamo stare ancora sui vecchi farmaci. È per quello che a me piacerebbe andare in pensione con dei farmaci nuovi, tollerati e efficacissimi, ma temo che anche se mi mancano 7 anni andare in pensione, No, no, speriamo, speriamo, no, no. vabbè, io mi auguro di sbagliarmi. Noi lavoriamo su questo, però appunto arriviamo al cuore della chiacchierata perché ti abbiamo chiesto tantissime cose. Abbiamo detto chirurgia, terapia farmacologica.
abbiamo parlato di cannabinoidi, un'alternativa può essere VNS, stimolazione nervovagale, è un palliativo? Utilizzato? No, non è un palliativo, è una cosa che ormai ha una diffusione enorme, di una grande tecnologia. Anche in Italia, quindi? Sì, abitualmente si fa in Italia. Io personalmente non ho una esperienza così positiva, però molti altri colleghi hanno un'esperienza più positiva della mia. Io non l'ho mai fatto io per il semplice motivo che non c'è. Percentuale di successo? La percentuale di successo sono dal 15 al 20%, non è che sono percentuali di successo. Poi bisogna vedere cosa tu vuoi dimostrare come percentuale di successo. Vuol dire controllo crisi, per noi è quello. Seizure free o riduzione delle crisi. Seizure free sono bassissimi, ma anche la dieta chetogenica nei seizure free è 10-15%. Però se voi guardate tutti i dossier di di registrazione dei nuovi farmaci antiepilettici negli ultimi 10-15 anni, la percentuale di seizure free è tra i 10 e il 20%. Quindi tutti equivalenti. Sì. Non è una percentuale del 100%. Probabilmente quando avevano presentato i Depakine negli anni 70, che io ero già vivo ma facevo le medie, probabilmente la percentuale non era del 10%, però oggi come oggi, se uno guarda i dati di presentazione dei farmaci, dei nuovi farmaci, è una percentuale di seizure free che è da 10 al 20%. Una tristezza. Usciamo fuori da questa conversazione. Anzi, non più di farmaci antiepilettici, se vogliamo toglierci. È una situazione complicata in cui si lotta, però questo vuol dire che avere però 20 farmaci antiepilettici a disposizione e non 3. Vuol dire molto però, perché tu puoi fare delle associazioni fisiologiche che potenziano. Se tu lavori sui canali del sodio, sui canali del GABA, sui canali, cioè puoi lavorare su varie funzioni, perché quello a cui noi dobbiamo arrivare è quella che viene chiamata oggi la precision medicine. Cioè la precision medicine vuol dire che io ho un tipo di alterazione e vado a curare quel tipo di alterazione. Per cui se io lavoro su delle funzioni diverse e su delle funzionalità diverse, riesco magari a contenere le crisi in un modo che non sia seizure free, ma che diventi, invece di essere 10 o 4 lunghe all'anno, di farne una lunga all'anno e 3 non lunghe. E questo non è quello che voi come genitori... Certo, no, però cambia la vita. È un passo in avanti, cambia la vita per i ragazzi. Senti, casi di bambini con PCI sui quali appunto c'era una diagnosi di epilessia che poi invece crescendo... Ho visto ieri sempre più, a me piace parlare delle cose che vedo tutti i giorni. Sì, sì, no, beh, tanto non facciamo nomi, quindi possiamo dire... Direttore, cerco di portarmi verso la burocrazia totale, io i bambini li visito ancora. E ieri ho visto una ragazza che ha un'emiplegia e che ha adesso 13 anni e che non fa più crisi dal 2019. E no, 13 anni, 10 anni, e con la mamma abbiamo discusso del fatto che l'EEG era molto migliorato, era quasi normale, e che la bambina ormai erano quasi 3 anni, quindi 2 anni. Effetto dei farmaci nel miglioramento del tracciato? Prendo un farmaco solo. Effetto del farmaco sul miglioramento del tracciato? E abbiamo discusso insieme sul fatto che, pur essendoci una lesione, noi dobbiamo dare la possibilità a questa bambina di poter provare a rimanere senza farmaci. Allora, abbiamo la mamma era un po' preoccupata, stupita positivamente delle notizie che gli davo, un po' preoccupata di questa cosa, e ha detto: ma possiamo pensare che magari prima abbia la mestruazione, queste cose qui, e poi, anche se questo non è un cambiamento, una sicurezza, però secondo me l'idea di poter dare la possibilità, pur essendoci una lesione evidente alla risonanza, a queste persone di provare a stare senza farmaci, è un'idea che noi dobbiamo avere. È un'idea che a me hanno insegnato che era una follia, se tu c'hai una lesione la terrai per tutta la vita. Questo è quello che mi hanno insegnato, ma perché le conoscenze hanno quelle? Sì, non ci avevano neanche detto che saremmo stati chiusi in casa per un anno, quindi non è...
Però voglio dire, il fatto di dare una possibilità a questi bambini, alle loro famiglie, di poter vivere senza i farmaci antiepilettici, secondo me questo è il messaggio più importante. Non ci si riesce, sicuramente se la percentuale di ricaduta di uno che non ha una lesione è nettamente più bassa, la percentuale di ricaduta di chi ha una lesione è più alta, noi però possiamo dire che nella nostra forma mentis, in casi particolari come quello in cui c'è stata una crisi e non si è più ripetuto appena preso il farmaco, sono passati 3 anni, possiamo lasciare passare invece dei canonici 2 anni, 4 anni, 5 anni, ma una possibilità a questa ragazza dobbiamo dargliela. E se potesse andare bene, questa possibilità sarà una grande gioia per lei e per la sua famiglia. Vero, mi sembra un messaggio bellissimo. Io l'ultimo argomento che voglio trattare con te, proprio perché per noi sei un esperto, un punto di riferimento in Italia sulla dieta chetogenica o chetogena, come si dice? Tutte e due. Tutte e due vanno bene. Appunto, quello che ci interessava chiarire, perché è un dubbio che hanno spesso i genitori, è il ruolo dell'alimentazione. Quindi basso indice glicemico, ti do più carboidrati, ti do più proteine, influisce La dieta sull'innescare delle chetogenica. crisi e invece quanto è diverso un setting proprio di dieta chetogenica, al di là dell'alimentazione? Fatto di dare un'alimentazione con meno proteine, più proteine, se non è nell'ambito di una dieta strutturata, non modifica in modo significativo l'evoluzione dell'epilessia. Però questo qualcuno lo dice, no? Chi dà il surplus, chi dà una serie di integratori dice vanno abbinati a. Questa è una cosa ancora più ampia, nel senso che il fatto del microbiota e del fatto che ci sia un possibile effetto intestino, cervello, è una cosa che è molto discussa in questo momento ed è molto interessante e va molto approfondita. Però ad oggi non abbiamo grandi evidenze su La questo. sicurezza su questa cosa in questo momento non ce l'abbiamo. Anche noi adesso proveremo un probiotico dato a delle epilessie proprio come le vostre, cioè un gruppo di paralisi cerebrali infantili che proveranno. Ditecelo perché veniamo, nel senso noi abbiamo un migliaio di famiglie in Sì, Italia. metterò in contatto allora, in questo periodo il problema più grosso è superare lo scoglio dei comitati etici, perché da quando c'è il Covid tutto è stato dilatato in modo a cosa. Noi l'abbiamo presentato diverso tempo fa, e se supereremo, ma non perché non è buono il protocollo, ma perché non hanno tempo di guardarlo, No, se immagino supereremo. che un probiotico possa fare sicuramente meno danni rispetto Però se all'acido riusciremo, noi valproico. abbiamo una ditta molto buona che ci ha preparato un probiotico, che è una ditta che sta facendo probiotici un po' per tutto, e poi dopo li commercializzano gli altri, lei solo li inventa e le cose, è il probiotico per l'epilessia e noi vorremmo farlo, studiarlo appunto sulle paralisi cerebrali infantili, cioè persone che hanno una lesione focale, che prendono un farmaco antiepilettico e aggiungono il probiotico e vedere come vorrà. Per cui possiamo rimanere in contatto Volentieri. su questo aspetto. Sull'inizio del trial. Avremo il trial e la possibilità di farlo. Detto questo, la dieta chetogenica è una cosa completamente diversa. La dieta chetogenica è una dieta normocalorica squilibrato perché ha un contenuto di grassi squilibrato rispetto agli altri nutrienti. Il contenuto di grassi può variare dal 2 al 4 a 1. La dieta classica che era stata utilizzata era una dieta 4 di grassi, 1 di altri nutrienti, ma è una dieta rigida. Una dieta che deve essere fatta in modo rigido e che deve essere fatto se, se, seguita e proposta da una equipe multifunzionale formata dal neuropsichiatra infantile, dal dietista e dalla dietologa. È una. Spiegaci perché se io non seguo questo tipo di dieta così bilanciata, così precisa, che effetti ho? Cioè perché non ha senso farla in Okay, la questo modo? chetonemia deve essere costante. Io racconto sempre questa storia alle mamme per far capire. Noi siamo tutti fedelissimi del film First Do No Harm, per cui siamo tutti, Però voglio dire, veniamo da quella una formazione. mamma di Brescia che mi diceva: professore, guardi, questa dieta funziona tranne il giovedì. E dico: signora, ma lei mi prende in giro, ma perché mi dice questa cosa qua? Cosa vuol dire che la dieta funziona Come tranne il giovedì? va il giovedì la bimba a cena dalla E nonna? alla fine abbiamo scoperto che il mercoledì la signora
lavorava, però il mercoledì la bambina veniva accudita da una zia che non aveva capito che si poteva dare la Coca-Cola, ma la Coca-Cola Diet e non la Coca-Cola. Per cui lei alla bambina gli dava dei bei bicchieroni di Coca-Cola il mercoledì pomeriggio. La Coca-Cola era il modo migliore per far diminuire i chetoni. Quando io ero un giovane medico, andavo in giro a fare la guardia medica, la cura per l'acetone L'acetone, che siamo cresciuti tutti con era questo. bere piano piano un mezzo bicchierino di Coca-Cola fredda. Questa bambina beveva la Coca-Cola non diet, perché nel frigo c'era Coca-Cola diet per la bambina e la Coca-Cola non diet per gli altri figli. Per cui beveva la Coca-Cola diet, la Coca-Cola no, normale il mercoledì, il giovedì mattina aveva i chetoni sotto zero e faceva le crisi. Poi piano piano si ristabiliva e non faceva più le crisi. Per cui il fatto di avere una chetonemia inferiore a un minimo può favorire le crisi. E di conseguenza, se tu non fai una dieta rigida, tu non puoi fare. Poi voglio dire, se sgarri una mezza volta non è che succede niente, però è chiaro che no, la dieta deve essere rigida. E E deve la dieta ha un effetto anche lei sul tracciato come il farmaco? Cioè la faccio a vita? dieta modifica più lentamente a volte dei farmaci, perché l'efficacia magari sia dopo un mese, 2 mesi, anche 3 mesi, e modifica l'attività elettrica patologica e di conseguenza modifica anche il tracciato. La dieta oggi come oggi è molto più palatabile di quando abbiamo cominciato 25 anni fa, perché ci sono tanti alimenti e molte ditte si sono interessate alla dieta chetogenica. Ricordiamolo anche l'opera di un'associazione, che è l'associazione che ci ha messo in contatto, l'associazione Alessandra Camerini del glutuno, che loro hanno Bravissime, fatto hanno una fatto grande. oltretutto un'app meravigliosa per cui si scambiano le ricette, hai un contatore per le calorie, è un'app veramente meravigliosa che è stata fatta dalla dottoressa Camerini, che è un ingegnere, per cui ha messo a frutto anche una parte delle sue conoscenze proprio tecniche, insieme al Politecnico, insieme alla professoressa Tagliabue di Pavia, hanno fatto tutto questo insieme, un'app meravigliosa. E ci sono le app. Ci sono gli alimenti, ci sono degli alimenti speciali, ci sono almeno 4-5 ditte che stanno lavorando intorno alla dieta chetogenica, per cui sempre di più ci sarà un interesse che ci permetterà di migliorare ancora di più la palatabilità e la facilità a fare la dieta. Adesso noi abbiamo quasi 50 persone che stanno facendo la dieta in questo momento, 40. Vengono seguite, questo diciamolo Pierangelo, voi avete un centro presso il Buzzi che Dieta si. chetogenica, certo. Noi Quindi facciamo. fa base al Buzzi, se io voglio approfondire questa cosa vengo da voi e poi siete voi che mettete insieme le Noi competenze abbiamo qui la del dottoressa Buzzi. Bertoli, che è la dietologa, e una serie di dietiste che loro lavorano con la professoressa Bertoli. Il lunedì facciamo i day hospital dedicati per la dieta chetogenica, sia per iniziare, sia per verificare nel tempo tutto in day hospital facciamo, non facciamo più i ricoveri. Quale controindicazione? Iniziata a casa. Come? Controindicazioni per chi non è adatta. Non è adatta per chi ha delle patologie metaboliche particolari, che però non è il caso delle bambine con paralisi cerebrale Direi infantile, di no, per fortuna questa non. e non è adatta per chi cioè funziona, non funziona bene nelle epilessie parziali, per cui chi ha delle crisi parziali. La dieta chetogenica noi abbiamo voluto, non noi, ma molte famiglie hanno voluto provarla e io posso confermare che la dieta chetogenica non funziona bene. Però, ad esempio, un bambino che ha una lesione plastica che porta una tetraparesi, che ha una sindrome di West e non risponde alla CTH e al Sabril, al Vigabatrin, allora secondo me la prima opzione da fare è la dieta chetogenica. E questa è una cosa che secondo me funziona e funziona meravigliosamente. E anche bambini che hanno avuto la sindrome di Lennox, hanno avuto la sindrome di West e poi fanno la sindrome di Lennox, funziona molto bene nei bambini che hanno delle crisi polimorfe e delle crisi con caduta e delle crisi con Cosa assenza. vuol dire crisi Hanno polimorfe? tanti tipi di crisi e che questo è, direi, il target migliore per funzionare una dieta. Ok, io direi abbiamo toccato almeno nella mia lista di domande, c'è un po' tutto, forse Abbiamo l'unica. sforato un po' nei tempi perché Infatti, sono le 20. no, adesso ti lasciamo. Una Ma mamma per ci quello, se no chiede. farei annoiare la gente.
No, anzi, guarda, ma veramente è stato un successone questo di questi incontri con gli specialisti perché tutte le domande che magari il genitore ha in sede di colloquio, di visita, è impossibile, sarebbe impossibile porle. Però questo, ti chiedo quest'ultima cosa, un genitore ci chiede su soluzioni diverse dal Buccolam e dal Micropam. Anche su questo c'è qualche innovazione, vediamo negli Quattro Stati assi Uniti per gli i spray puffasi. natali. Però c'è stato un problema Con l'alfa di nuovo. in alcune nazioni dove era stato approvato perché veniva utilizzato per i tossicodipendenti se ne approfittavano. Ah, è vero, perché ha un effetto. Perché è molto facile, molto probabilmente dà una sensazione particolare a loro e per cui ci sono stati dei blocchi dei governi per questo problema qua, per cui Però potrebbe arrivare, questo non è una strada iniziative lunga. regolatorie, non sostanziali, però il sostituto del micropunk doveva essere appunto questo e probabilmente non so bene la storia, ma io mi pare di aver intuito che uno dei motivi per cui il micropunk è scomparso e che c'era addirittura d'arrivo il puff Avrebbe dovuto. e avrebbe dovuto sostituirlo. Poi il prezzo non sono andati d'accordo, allora si sono trovati che quello non è uscito, quell'altro non era più prodotto e per cui ci siamo trovati in questo pantano. Però non è un problema di sviluppo prodotto, perché vedo che in altri paesi è usato, quindi. Viene usato in modo efficace. Noi l'abbiamo provato quando ero a Pavia, abbiamo fatto un trial più in Il Europa. principio attivo è sempre lo stesso, midazolam. Diazepam, sempre diazepam. Quindi quello del. Poi c'è in sviluppo c'era un midazolam con una compressa oro solubile che era rapidissimo assorbimento, però quello non so a che punto dell'iter burocratico. Poi temo che in questo momento anche l'EMEA e l'FDA siano molto concentrati sui vaccini, per cui tutti gli altri farmaci probabilmente avranno dei ritardi. Stati scalati, sappiamo, sappiamo. Pierangelo, noi ti ringraziamo perché ti abbiamo trattenuto oltre il. No, non vorrei essere noioso, questo. Io potrei parlare Assolutamente, per delle ore. assolutamente no. Deve essere stato chiaro. Assolutamente sì, e rimaniamo davvero in contatto. Tutto ciò che può essere sperimentazione è interessante, no? Dove non c'è una grande innovazione di base, è partecipare a un gruppo controllato. Sì, questa cosa dei probiotici, se passa, ve lo faccio sapere, voi ci potete mandare delle persone, così facciamo magari rapidamente il trial e se abbiamo delle informazioni poi utili, perché questo è uno studio pilota. Se lo studio pilota Poi dovesse partirà funzionare in modo bene, poi è chiaro che possiamo diffondere questa cosa. E questa ditta è volentieri. una ditta molto seria che ha sicuramente gli interessi commerciali, però che non commercializza direttamente i probiotici, ma che li produce, li inventa e poi, perché ha un laboratorio eccezionale, e poi li vende alle grandi ditte che poi li commercializzano. Ci sono dei probiotici che sono utilizzati per certe malattie intestinali in Sud America o per dei disturbi ginecologici che hanno una diffusione oramai enorme. Anche perché qui gli effetti collaterali diciamo che sono quasi vicini allo zero, no? Certo. Per cui. Grazie ancora di tutto, ti mandiamo poi la registrazione che verrà pubblicata sul nostro canale, per cui restiamo in contatto e buon lavoro. A Arrivederci, presto. arrivederci.